Spiagge. Aumentano del 12,5% le concessioni balneari, preoccupa l'avanzare dell'erosione costiera e i tratti di costa non balneabili. Decisi incrementi si registrano anche in Abruzzo, con un salto degli stabilimenti da 647 nel 2018 a 891 nel 2021, mentre prosegue la scarsa trasparenza sulle concessioni e il nervo scoperto dei canoni irrisori. Questi in sintesi alcuni dei risultati del report Spiagge del 2021, redatto da Legambiente, che ha fotografato quella che è anche la situazione delle spiagge abruzzesi. L'Abruzzo è in linea con quelle che sono, insomma, la maggior parte dei territori italiani, un po' al di sopra della media, ma non si discosta troppo. Le maglie nere, fortunatamente, in questo momento per noi sono altre ed hanno dei valori molto più alti dell'Abruzzo. L'Abruzzo comunque ha un 48% di scosta sabbiosa occupata dalle concessioni, ma ci sono regioni che arrivano addirittura a un 70%, quindi ci rendiamo conto di quanto in realtà abbiamo lavorato per preservare comunque una fruizione in qualche modo ancora libera e democratica delle nostre coste. Possiamo migliorare ancora, però comunque parte del lavoro è stato fatto ed è stato garantito. È vero che negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un incremento delle concessioni, però è anche vero che ad esempio la nostra regione è tra quelle che hanno legiferato per garantire, anche che sono, se con una percentuale non molto alta, che almeno un 20% di coste venga mantenuto libero, quindi ad uso spiaggia libera, ed è vero che comunque stiamo continuando a lavorare perché queste coste libere siano comunque garantite balneabili e soprattutto ci sia una sinergia tra i tratti di arenile in concessione e le spiagge libere. È importante che all'interno di questo percorso ci sia un quadro nazionale che vada nella direzione di creare un piano di adattamento e resilienza climatica, soprattutto per combattere il tema dell'erosione, ma dell'innalzamento delle acque, perché ci sono delle realtà anche in Abruzzo, e Pescara è una di queste, insieme con la foce del Sangro e del Tronto, dove questo rischio è alto. Quindi bisogna mettere in campo una strategia complessiva che vada in questa direzione. Non bisogna spaventarsi dell'opportunità di andare anche a bando, perché significa ridare anche dignità e qualità a quei servizi. La sostenibilità deve essere al centro, non possiamo permetterci una situazione che esiste solo in Italia. Tutto il resto del mondo, non solo l'Europa, la sta attraversando e la sta superando con delle soluzioni. Noi continuiamo a rimanere nello stallo. Oggi, anche per le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non possiamo più permetterci di rimanere inerti. Vanno fatte le scelte con coraggio nella giusta direzione, che è quella della sostenibilità.